durante i lavori alla rete elettrica che ha sbalzo di tensione a Iolo in tilt decine di elettrodomestici. Post alluvione, Bugetti lancia un appello al governo. L'assessore Monni: servirebbero 160 milioni solo per Prato. Assemblea della Multiutility, approvato a maggioranza il documento con le linee di indirizzo. Alla parrocchia del Sacro Cuore, corsi serali di lingua italiana per cittadini cinesi. Turno infrasettimanale in Serie D, il Prato vince in trasferta, la Zenit acciuffa il pari nel finale. Buonasera e bentornati, lo avete sentito dai titoli, un errore durante i lavori alla rete elettrica crea sbalzo di tensione che manda in tilt computer, lavatrici e televisori. È successo a Iolo, dove i cittadini dovranno anticipare spese per centinaia e in alcuni casi migliaia di euro. Ho avuto la caldaia, la scheda, 370 euro, poi l'aria condizionata, ha preso il motore dell'aria condizionata e due. Praticamente sono stata via tutto il giorno, e sono tornata, frigo, televisioni, computer, lavastoviglie anch'io, tutto da buttare, non ho più il frigorifero e meno male la vicina mi ha preso della roba del surgelatore. Le lavatrici, telecamere, allarme, impianto elettrico, tutto il materiale dei saponi. E queste sono state accomodate ieri mattina alle 6. C'è una fattura di 4.000 euro della cassa. Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, tutto da buttare. È l'incubo che stanno vivendo i cittadini di Iolo tra via Gherardacci, via Fratelli Bandiera, via Soffredi del Grazia, ossia l'abitato interessato da circa 8 mesi dai lavori di ammodernamento della rete elettrica finanziati col PNRR. Circa un centinaio le utenze interessate dal cantiere, almeno una sessantina quelle che hanno avuto danneggiamenti ai propri elettrodomestici a causa di un errore compiuto durante i lavori. Secondo quanto ricostruito, la corrente sarebbe stata riattivata con una tensione sbagliata, arrivando a 380 volte invece che a 220. Enel Distribuzione fa sapere che se si tratta di imperizia o guasto tecnico, con guasto di fase imputabile alla responsabilità dell'azienda, i cittadini possono fare richiesta di rimborso. Loro hanno detto che prima si deve spendere e poi presentare le fatture, ok? Per cui a questo punto nulla, se loro hanno qualcuno da poterci dare delle indicazioni che ci possa fare un prestito e poi dopo gli si rende, cioè veramente qui siamo all'assurdo. E se una persona in una famiglia non ha tutti questi soldi per anticipare, cosa deve fare? E le persone non hanno i milioni da parte. La pensione è di 600 euro, se si mangia e paga le bollette non si può andare che ci hanno rotto e hanno fatto il danno. I danni più grossi dovuti allo sbalzo di tensione li hanno subiti le aziende. In questa zona di Iolo ci sono utenze che con la corrente elettrica ci lavorano, come la lavanderia automatica di via Fratelli Bandiera o il ricamificio Giuli, che dalla mattina alla sera ha visto andare KO tutti i macchinari. Noi dovevamo ripartire, la priorità era quella di far ripartire il lavoro, perché senza quello sarebbe un problema. È una spesa che andrà intorno ai 30.000 euro. Per non contare le perdite di giornata di lavoro, che loro ci dicono ovviamente di mandare le fatture e così relativamente gli scontrini, ma la giornata mia è persa di lavoro, io non so cosa devo fare perché ho la lavatrice grande che mi fa minimo 15-20 lavaggi al giorno. Mio padre ha uno studio contabile, tutto quello che è elettronico è stato bruciato, computer, server, stampante, modem di internet. Con la perdita del computer ha perso un anno pieno di contabilità che lui dovrà riregistrare nel momento in cui riarriverà il computer che abbiamo già comprato. Ampia partecipazione all'assemblea pubblica con i cittadini alluvionati, organizzata ieri a Santa Lucia da Comune e Regione. Per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza idraulica, solo a Prato occorrerebbero 160 milioni di euro, ha detto l'assessore regionale Monia Monni. La sindaca Ilaria Bugetti lancia un appello al governo a snellire le procedure burocratiche per eseguire le opere nei territori alluvionati. Allora, io abito in via Visiana, la Travenza, che sarà 500 metri e che sono allagata il 2 novembre perché abito al piano terra. Venerdì, che ha piovuto solo 10 minuti di orologio,
l'acqua mi è arrivata al portone. Costantemente passo sul tratto delle scuole di Italo Calvino, ma lì c'è ancora detriti alluvionali, sabbia, terra. Veramente è cambiato in noi, come dopo il Covid, l'ansia dell'igiene, è cambiata l'ansia ora di vivere. C'è 7 mm d'acqua, ma quanto ora ci vuole prima dell'esondazione del nuovo fiume? È questa la problematica, cioè non voglio chiedere una soluzione immediata, ma vivere con un po' di tranquillità. Grazie. Chiedono sonni tranquilli nelle loro case i cittadini alluvionati un anno fa, alle prese con gli effetti del cambiamento climatico e con un territorio ferito dopo il 2 novembre scorso. In tanti, provenienti da varie parti della città ed anche da Vaiano, hanno partecipato alla riunione alla parrocchia di Santa Lucia, alla presenza della sindaca Bugetti, di vari assessori e tecnici comunali, dell'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni e i dirigenti della difesa del suolo e genio civile della regione toscana Massini e Martelli. Per le somme urgenze post-alluvione, in Toscana sono stati fatti interventi per 122 milioni, di cui a Prato opere del genio civile per 7 milioni, più 2 milioni di euro di interventi a cura del consorzio di bonifica. Ma assai più difficile è la ricostruzione, i cui costi in Toscana superano il miliardo di euro. Dovremo scegliere le priorità delle priorità in collaborazione con i comuni, ha detto Monni. Dopo il 2 di novembre la necessità ammonta opere per 1,1 miliardi, non è una cifra che dà l'assessore regionale, è una cifra certificata dal Dipartimento di Protezione Civile, che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi certificata dal Governo. Di questo 1,1 miliardi circa 160 milioni sono il fabbisogno da destinare a Prato, di queste risorse non sappiamo ancora niente, il Governo non ci dà risposte né sul quando né sul quanto. Per sviluppare i progetti abbiamo deciso di anticipare risorse regionali, conferiremo 12 milioni di euro proprio per poter procedere ai progetti in modo che quando arriveranno almeno le risorse della Comunità Europea, circa 60 milioni, saremo in grado di partire immediatamente con i lavori. La sindaca Bugetti ha ricordato gli interventi di ripristino, somme urgenze, manutenzioni straordinarie realizzate con 8 milioni di euro di fondi comunali, molti dei quali conclusi ed altri in corso, come il rifacimento della strada sull'argine del Bardena in via San Martino per Galceti, i cui lavori sono di nuovo a scartamento ridotto a causa dell'esposto di un residente sulle vibrazioni delle ruspe che potrebbero danneggiarne l'abitazione. La burocrazia in questi casi non aiuta. Per fare una cassa di espansione, ha detto Massini, occorre il parere di 23 enti. Così Bugetti ha annunciato una proposta, auspicabilmente bipartisan, al governo. Noi abbiamo la necessità, è una cosa che abbiamo chiesto più volte, di avere uno snellimento delle procedure per i lavori di assetto idraulico nei comuni che sono stati alluvionati. Facciamo questo patto forte tutti insieme e chiediamo che questo venga accolto, perché così come è successo per esempio per il PNRR sono state fatte delle procedure più veloci, perché noi quando piove, quando c'è da smaltire l'acqua, noi dobbiamo fermare i lavori e questo si fa rallentare, ma anche per assegnare più velocemente su alcune tipologie, secondo me sarebbe sacrosanto. Oltre alla ricucitura delle ferite dell'alluvione, tra i cittadini c'è chi ha chiesto maggiori interventi di prevenzione del rischio idraulico rispetto a quanto fatto in passato. Il governo ha stanziato già dal 2021, quel DPCM 18, diversi soldi, milioni alla regione toscana, e già diversi piani nazionali sono stati fatti annualmente. Mi auguro che Prato rientra in queste priorità, perché come noi ci siamo frugati in tasca per rimettere a posto le nostre case a seguito dell'alluvione, anche la amministrazione, comune, regione devono fare i conti con questo, che adesso è diventato un'urgenza. Per quanto riguarda la cassa di espansione sul Vella in via di Cantagallo, un'opera di cui si parla dal 2010, durante l'incontro di ieri l'assessora Monni ha dato garanzie sul completamento del finanziamento mancante da parte della regione. Crediamo che nel giro di 2 anni quella cassa sarà a disposizione come presidio di calmerazione idrica. Ci occupiamo adesso di multi-utility. Questa mattina a Prato l'Assemblea dei Soci ha votato sì a maggioranza al mantenimento della gestione idrica. Votato anche l'allargamento ad altri comuni e la ricerca di soluzioni alternative alla quotazione in borsa. Tra i voti contrari, Vaiano, Cantagallo, Carmignano e Montemurlo.
La gestione dell'acqua resta nella multi-utility e andrà a gara nel 2025 con l'allargamento al 70% della parte pubblica. Apertura all'ingresso nella multi-utility anche di altri comuni della Toscana finora non coinvolti, ma anche delle Marche. Trovare alternative di finanziamento alla quotazione in borsa, al momento in stand-by. Sono questi i tre punti principali votati a maggioranza nell'assemblea dei soci di Alea Multi-Utility che si è tenuta a Prato. È un documento importante che stabilisce quella che è la linea che vogliamo portare avanti, per cui dando mandato all'azienda per presentare un nuovo piano industriale, presentare un piano industriale che tenga conto degli investimenti necessari, che tenga conto del mantenimento delle tariffe e delle modalità di finanziamento alternative all'alternativa alla borsa. E è chiaro che il tema dei finanziamenti e delle tariffe devono stare insieme, come abbiamo sempre detto, e diamo mandato su questo, con il punto che è il punto centrale di mantenere l'acqua dentro il percorso insieme a tutto il resto e ovviamente l'allargamento e l'ampliamento con gli altri territori. Per la sindaca di Prati, Ilaria Bugetti, è essenziale che la multi-utility racchiuda nella sua gestione tre pilastri dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e che si apra anche ad altri comuni. Mi preme sottolineare il punto sia sulla necessità di proseguire sull'aggregazione. Quello che ho proposto e che è importante a mio avviso è quello di creare un gruppo di lavoro che acceleri su tutti i territori che necessitano di essere coinvolti, un lavoro che tenga insieme i tre pilastri che sono l'acqua, i rifiuti e l'energia. Quindi l'idea di lavorare faccia in terra su tutti i territori, così come avevamo già chiesto, e quindi mobilitare tutti per lavorare per unire tutti gli altri comuni che in questo momento non sono coinvolti. Questo perché la multiutility deve rappresentare il motore della Toscana per la transizione ecologica. Per le frazioni Cuore di Prato siamo andati ai Ciliani presso la parrocchia del Sacro Cuore, dove dalla scorsa estate si svolgono corsi serali di lingua italiana per cittadini cinesi. A breve, sempre presso i locali di Comunità Viva, in collaborazione con la cooperativa Prato Cultura, partirà un'altra iniziativa rivolta all'integrazione, il doposcuola per bambini di elementari e medie. Il pianto, ok? Ripetete? Il pianto. Se ci sono tanti piatti diventa il, diventa i, i pianti, i pianti. A scuola serale di lingua italiana grazie alla parrocchia del Sacro Cuore. Dalla scorsa estate, su iniziativa del parroco Attilio Rossi, dei padri Verbiti, religiosi con esperienze missionarie a Taiwan e in Cina, presso i locali di Comunità Viva, una settantina di cittadini cinesi frequentano i corsi serali. Un'opportunità di integrazione rivolta in particolare ai lavoratori che sono fuori casa tutto il giorno ed hanno poco tempo per dedicarsi ad altri impegni. Sono venuta in Italia già da 11 anni e il mio lavoro è di fare servizio di bellezza, manicure, eccetera, per le donne, insomma, e non riesco a farlo bene, a comunicare con i clienti, e quindi è per questo che voglio imparare un po' di più l'italiano. E tagliare, come dire, fare colore, non fare. Sto seguendo, aiutando una persona anziana che ha 97 anni e non riesco a capire quello che dice, quindi voglio imparare l'italiano così almeno posso capire un po' e quindi fare il mio lavoro, il mio servizio in modo migliore, perché non capisco, non riesco a comunicare. Ricevute nuove richieste dalla comunità orientale, a breve partirà anche un altro corso di lingua italiana per principianti, questa volta di mattina. La maggior parte sono persone che sono qua da anni in Italia, anche 10 anni o anche più, che però non sanno parlare l'italiano, no? Che hanno questo desiderio, ma sono un po' bloccati, anche perché vivono continuamente in mezzo ai cinesi e quei pochi momenti in cui sono con gli italiani non hanno quel minimo di base che gli permette di dire qualcosa, perché dopo se no si bloccano, non sanno più come continuare, quindi insomma rinunciano, anche perché la grammatica italiana per loro è molto difficile, molto complessa.
Il parroco padre Attilio Rossi conosce molto bene il cinese, mentre il vice parroco padre Giacomo Li è nato in Cina. Assieme a loro le lezioni sono tenute anche da altri insegnanti volontari, fra cui alcuni docenti in pensione. Cerchiamo di fare del nostro meglio, chiaramente i livelli sono diversi, abbiamo delle persone davanti che sono tanto desiderose di integrarsi e quindi cerchiamo di corrispondere a questo loro desiderio, chissà se ce la faremo. La volontà e l'amore ce lo mettiamo tutto. Ai Ciliani, sempre presso i locali parrocchiali di Comunità Viva, partirà presto un altro servizio che potrà essere apprezzato dalla comunità cinese, un doposcuola pomeridiano per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Le attività saranno portate avanti in collaborazione con la cooperativa Prato Cultura. Al via la nuova stagione di prosa del Teatro Politeama Pratese, sabato 26 e domenica 27, appuntamento con i ragazzi irresistibili, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Tutto pronto per la nuova stagione del Politeama, si parte questo fine settimana, prima stagione da fondazione, che cosa significa quindi questo e come arriva questa nuova stagione del Politeama? Questa della fondazione è veramente un punto d'arrivo importante, perché è chiaro che la veste giuridica da società per azioni non era idonea per un organismo culturale quale il Politeama. Per la nuova stagione siamo prontissimi, abbiamo fatto lavori strutturali per quanto riguarda l'efficientamento energetico e il programma è veramente attraente, direi per tutte le fasce di pubblico. Si comincia con un classico della commedia americana, una commedia di Neil Simon, I ragazzi irresistibili, e qui abbiamo degli attori imperdibili assolutamente, come Umberto Orsini, Franco Branciaroli, con la regia di Massimo Popolizio, e fanno ridere anche, perché quella è la cifra, insomma, che vogliamo dare alla nostra programmazione, è proprio questa: star bene, pensare, riflettere, ma anche sorridere, e lo si può fare nello stesso momento. Poi ci saranno tanti altri appuntamenti importanti, a cominciare da quello con Antonio Albanese. Penso per esempio a una grandissima Milena Vukotic. Questo è l'inizio, è solo l'inizio, venite, vi divertirete, starete bene insieme al nostro teatro, che è un grande teatro popolare, ha quasi 100 anni di vita. Tocca a noi farlo vivere stagione dopo stagione con il medesimo entusiasmo. Passiamo al calcio. In Serie D si è giocato il turno infrasettimanale. Il Prato ha sbancato San Marino, mentre la Zenit ha acciuffato nel finale il pari col Pregresso. Nell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone D, in copertina ci finisce il Prato. La squadra del nuovo tecnico Marco Mariotti espugna il campo del San Marino per 3-0. Una vittoria netta per la squadra laniera, che vince e convince. La rete iniziale porta la firma del giovane Giusti, che spinge in rete un cross di Diana. Il San Marino stenta a replicare e il Prato raddoppia con la conclusione dal limite dell'area di Remedi. 2-0 per il Prato e partita in ghiaccio. Esultano i tifosi del Prato che hanno seguito la squadra nella terra dei Titani. Il San Marino al 76esimo rimane in 10 uomini per l'espulsione di Pasa per doppia ammonizione. Nel finale il Prato cala il tris con la rete dell'attaccante Barbuti, che concretizza di giustizia un'azione di rimessa. È festa biancazzurra, la cura Mariotti funziona. È partita subito bene, gol subito, poi l'infortunio di Videtta, però noi abbiamo anche i sostituti ottimi, Italiani è stato, ha fatto una buona partita, abbiamo raddoppiato al 15esimo e poi abbiamo gestito. Scusa una grande parata che ha fatto Fantoni, che poteva riaprire la partita loro con un bel colpo di testa, ha fatto una grandissima parata, poi penso che la vittoria è giusta. Adesso non so dirti se è giusta numericamente, ma calcisticamente abbiamo poi creato sempre, siamo ripartiti sempre, abbiamo modulato bene pressione alta e pressione bassa, li aspettavamo, sono molto 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 contento, ma non mi faccio prendere dal risultato, faccio prendere dalla prestazione.
Pareggio casalingo invece per la Zenit Prato. La squadra di Simone Sette Soldi deve faticare le fatidiche sette camicie per pareggiare con il fanalino di coda Progresso. I bolognesi passano in vantaggio con Maltoni al 13° del primo tempo. La replica della Zenit stenta ad arrivare. Rosi prova a suonare la carica in avvio di ripresa, ma non è preciso. Il pareggio arriva solo al minuto 43 della ripresa, con la conclusione di Vezzi deviata nella propria porta dal difensore Felsinio Cavazza. Finisce 1-1. Siamo partiti bene, abbiamo avuto subito un'occasione sul calcio d'angolo, abbiamo fatto una buona partenza, poi alla prima occasione abbiamo stretto male il campo e purtroppo abbiamo preso gol. Poi in queste partite diventa difficile, il primo tempo c'era una pioggia battente, quindi la squadra ha un pochettino perso un po' di distanza, un po' di misure, siamo stati in partita, poi fra il primo e il secondo tempo ci siamo rimessi a posto, la squadra mi è piaciuta, ha reagito e non era facile neanche pareggiare, quindi un plauso alla squadra, gliel'ho detto, è un buon punto, non si deve rammare di non aver vinto questa partita, perché di solito quando poi vanno così le perdi, e quindi io penso sia un bel risultato. Insomma, un turno infrasettimanale che fa risorgere dalle ceneri il Prato, corsaro a San Marino, e tiene a galla la Zenit, che con il Progresso si prende un brodino e più che altro muove la classifica per come si era messa la partita. TV Prato è sempre di più la casa del basket. Dopo essere diventata la official TV di Estra Pistoia Basket, stasera alle 22 parte la nuova trasmissione settimanale di basket We Are Dragons, uno spazio dedicato appunto alla formazione pratese dei Dragons. Ce ne parla Giancarlo Gisonni. We Are Dragons si parte questa sera alle ore 22, il primo appuntamento della nuova trasmissione dedicata al basket pratese, ai Dragons che militano nella serie C unica, un appuntamento settimanale che sarà curato da Stefano Chini, presidente, una vetrina importante per la vostra società. È una vetrina direi fondamentale per noi, quindi ringraziamo l'emittente, ringraziamo la disponibilità e questa partnership con TV Prato sinceramente ci dà entusiasmo e ci dà una finestra importante per farci conoscere all'esterno della palestra, e quindi penso che sia un elemento fondamentale per la crescita di tutta la società. Alla conduzione del programma, come abbiamo detto, Stefano Chini, cosa ci racconterà in questo viaggio? Conduzione un po' a timoniere, un rotocalcola, il mondo va così, bisogna essere sprint, piccoli insert in cui parleremo del campionato con i protagonisti e apriremo una finestra anche sul settore giovanile, che credo sia un aspetto importante per una società che crede nel futuro e che ha bisogno di creare una base affinché davvero anche le nuove generazioni siano coinvolte in questo progetto pratese di pallacanestro. Seguiremo dunque passo dopo passo la stagione dei Dragons. Coach Pinelli, cosa ha detto questo inizio di campionato e dove può arrivare questa squadra? Allora, innanzitutto grazie dell'occasione, grazie dell'opportunità, ringraziamo TV Prato per lo spazio che ci ha dedicato, perché per noi così attaccati alla città, alla realtà e al mood cittadino costruiti sulla pratesità negli anni è un motivo d'orgoglio poter raccontarci settimanalmente attraverso questa rubrica. La stagione per noi è una stagione molto stimolante, perché è una stagione nata da delle difficoltà. Nelle difficoltà ci siamo compattati, siamo usciti con un gruppo ancora più forte, ancora più convinto, ancora più motivato a fare una stagione di grande quotidianità e di grande sviluppo sotto tutti i punti di vista. Ancora sport. L'Estra Pistoia Basket si prepara ad affrontare la prossima sfida, la trasferta in casa Varese, in programma domenica. Oggi in conferenza stampa è stato Elia Childs a fare il punto della situazione in casa biancorossa. Il servizio di Giacomo Mazzanti. Dopo il media day si torna regolarmente in palestra al Pala Carrara di Pistoia con coach Calabria, che presiede regolarmente agli allenamenti. Elia Childs ha parlato in conferenza stampa prima dell'impegno di Varese, parlando innanzitutto di quello che è il clima all'interno dello spogliatoio. Sì, in spogliatoio assolutamente nessun problema, anzi parliamo tutti quanti, ci vogliamo bene, e ci sono con diversi giocatori, usciamo insieme, ognuno esce con un gruppo, però usciamo tutti.
se non tutti insieme usciamo un qualcuno. E la cosa direi è che ancora stiamo cercando, per quanto riguarda il campo, stiamo ancora cercando di conoscerci bene e capirci. Clima coeso dunque all'interno dello spogliatoio biancorosso, perché all'orizzonte arriva un impegno tutt'altro che semplice con Varese, ancora a 0 punti. Impegno non semplice soprattutto proprio per lui, per Elijah Childs. Effettivamente loro sono una squadra un po' unica, cioè loro vanno su e giù, tirano da tre, giocano uno contro uno, e sì, una squadra diversa. La cosa che posso dire è che, come la settimana scorsa, Venezia era la squadra un po' disperata e sono venuti e si è visto, ora che anche loro saranno un po' disperati, però sta a noi essere più disperati di loro, metterci più noi che loro questa settimana. Per quanto mi riguarda personalmente, diciamo che i rimbalzi sono forse le cose che mi vengono più naturali e devo cercare di fare quello che mi viene naturale. Per maggiori approfondimenti e per parlare ancora un po' con Elijah Childs, vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ore 21:30 su TV Prato, con la quarta puntata di White and Red. È il momento dell'agenda, scopriamo adesso quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Al Cinema Terminale torna alle 10 il terzo appuntamento promosso da Cinepa Cinema e dedicato ai neogenitori e ai loro neonati con la proiezione del film The Apprentice. Infine alla Biblioteca Lazzarini alle 21 prosegue il ciclo di incontri con autrici e autori. L'ospite della serata è Francesco Muzzopappa, autore del libro Santa Maria, anche la morte va in burnout, a dialogo con la bibliotecaria Silvia Beccherini. Per questa sera è tutto, vi lasciamo adesso al meteo, come sempre a cura di Consorzio Lamma. Restate con noi per scoprire i programmi della serata. L'informazione torna domani con il TG del giorno alle 13:45. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Da oltre 30 anni Prato Servizi è leader nella consulenza automobilistica e nel noleggio di autovetture e furgoni. La nostra flotta offre una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza, dalle auto compatte economiche ai SUV e station wagon, fino ai furgoni di ogni dimensione. Le nostre tariffe includono fino a 3 guide gratuite e la possibilità di consegna a domicilio o in azienda. Visita il nostro sito per conoscere tutti i nostri servizi, prenotare il noleggio del tuo veicolo, rinnovare la patente e approfittare delle nostre offerte sui passaggi di proprietà. Prato Servizi, la tua soluzione completa per ogni esigenza automobilistica. Clover Gioielli, dove il lusso si fa arte. Un filo d'oro per legami eterni. Preziosi che raccontano la tua storia. L'accessorio che ti fa sentire speciale. Orologi di prestigio. Per chi ama distinguersi. Un team dedicato al lusso. Il tuo. Scopri l'eleganza. Scopri Clover Gioielli. Buonasera e ben ritrovati dalla sala meteo dell'AMA. Prosegue questa fase instabile e perturbata sulla nostra penisola anche nei prossimi giorni. Infatti, come possiamo vedere dalla grafica alle mie spalle, una nuova area depressionaria di matrice atlantica tenderà a avvicinarsi al Mediterraneo nella giornata di venerdì, favorirà un nuovo graduale approfondimento di un minimo proprio sul Mediterraneo, con richiamo di aree ancora decisamente mite ed umida dai quadranti meridionali, condizioni che sembrano poter perdurare anche per tutto il fine settimana. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di domani. Avremo una tregua delle piogge in mattinata, solo qualche isolato breve piovasco in prossimità della costa e sull'arcipelago, o meglio altrove. Nel pomeriggio invece nuovamente aumenterà l'instabilità con piogge e rovesci a carattere sparso, anche qualche
possibilità anche di qualche temporale. Le temperature di domani ancora decisamente miti, temperature minime anche di 17-19 gradi in pianura, massime che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi centigradi, sempre sulle zone di pianura di fondovalle, venti di scirocco moderati sulla costa maremmana e sull'arcipelago, mari generalmente ancora poco mossi. Per la giornata di venerdì un nuovo impulso perturbato interesserà la Toscana, con rovesci e temporali in mattinata più probabili sulla costa e sull'arcipelago, piogge che saranno generalmente deboli in mattinata sulle zone interne, un po' più sparse e intermittenti, mentre più diffuse nel corso del pomeriggio, con ancora possibilità di temporale soprattutto sull'arcipelago e in prossimità della costa e zone di nord-ovest. Temperature senza variazione di rilievo. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata.